Ok, nuovo canale, nuovi argomenti, direi di iniziare. Oggi siamo qui su Dear Esther. Dovrebbe essere un walking simulator, non essendo molto esperta poi di come scientificamente si chiamano questi generi. Non mi uccidete se dico cavolate. E niente, iniziamo. Se avete letto un continuo è perché ho fatto molte altre prove prima per vedere se funzionava il gioco, se funzionava l'audio e tutto il resto. Quindi iniziamo. Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up, and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity, an alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time, leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Ok, allora, noi non sappiamo da dove siamo venuti, perché non... che questa non sia la nostra barca, ma non lo so. Non credo. Non sappiamo da dove siamo venuti. Non sappiamo chi siamo, il protagonista non ci ha detto niente, e non ci ha detto chi è questa Esther. Ok, cioè questa baita... molto lugubre, tetra, molto... abbandonata, ecco. Esploriamo un po'. Delle scale. Dovrebbero portare su al faro, però non continuano, quindi niente faro. Dei schizzi di vernice? Sì, credo di sì. Sì. Molto strani questi simboli di vernice. Non ci posso interagire? No, io non posso interagire con nulla praticamente. Ok. Non ho letto niente di questo gioco, quindi... solo che non è un horror sicuro, quindi... stiamo bene così, non dovremmo spaventarci, almeno io non dovrei spaventarmi, più di tanto io sono una persona che si spaventa molto facilmente. Tutti questi barattoli di vernice, no? Che poi sembra fosforescente la vernice così. E niente, passiamo avanti. Non c'è niente, non si può interagire con nulla. Aspetta, vorrei salire su, ok. Non si può correre. Io direi di seguire quella luce rossa lì giù. A questo punto. Non ci è detto nulla. Non c'è nemmeno un inventario, magari un qualcosa che ci potesse servire. Non c'è nulla. Camminiamo e basta. Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Ok, credo che la caverna di queste parole sia quella lì giù, perché comunque ho visto una luce che lampeggiava. Oddio, non vedo niente. Allora, aspetta, ok, facciamo
di retromarcia, perché davvero non si vede nulla. Nemmeno accende la torcia. Prima l'ha accesa la torcia, invece adesso no. E non posso accenderla io la torcia, quindi. Proviamo ad andare lì senza cadere. Possibilmente senza cadere, senza cadere, senza cadere. Senza cadere! Ok, va bene, sono caduti. Niente. Aiuto? Ok. C'era la strada che continuava. Una strada che continua. Magari si può salire da un'altra parte, tipo da qui. Lo spero. Sì, posso salire. Those islands in the distance, I'm sure, are nothing more than relics of another time, sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. I wash the sand from my lips and grip my wrist ever more tightly. My shaking arms will not support my fading diaries. Ok. Abbiamo visto una scala dietro, una scala, comunque una rampa o qualcosa del genere. Io volevo andare un attimo a vedere qui davanti. Questo è un disegno sulla sabbia, che dovrebbe dire che dopo un circolo, non lo so. Niente, qua c'è una specie di freccia. Non ho idea di cosa sia questa cosa, sinceramente non somiglia a niente. Vabbè, possiamo andare avanti un attimo. Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. E chi è questo Donnelly? Non ci indicano ancora nulla. Io di qua non posso salire perché vedo che c'è un. È troppo ripido. E qua non posso andare. Perché non posso saltare, quindi. Direi, non so, di tornare indietro? Alla rampa? Sì, direi di sì. Peccato che non si può correre perché dovremmo sorbirci tutta la camminata di questo tizio. Speriamo di riuscire a trovare qualcosa comunque qui su quest'isola. Anche soltanto un qualcosa che ci dica il nostro nome, ecco, guarda. Anche solo quello basterebbe. Ah, sì, cartaccia. Vento che tira più forte. Non c'è più la musica. Non c'è più niente, non si sente niente. Eh sì, questo è il burrone dove siamo caduti? Probabile. Ok, possiamo salire su. Reading Donnelly by the weak afternoon sunlight. He landed on the south side of the island, followed the path to the bay, and climbed the mount.
He did not find the caves, and he did not chart the north side. I think this is why his understanding of the island is flawed, incomplete. He stood on the mount and only wondered momentarily how to descend. But then, he didn't have my reasons. Okay. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and notice and aid, or impose a cordon of protection. Wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Perché parla di queste cose? Ok. Vediamo se riesce. Magari. Oddio, no. Aspettate. Mi sono incastrata tra i fili. Non devo entrare qui dentro. Seguiamo la strada, va. Ok. Non avevo visto completamente i fili. There were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776. 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradictions? Non c'è assolutamente nulla. Beh, nemmeno una forma di vita, non so. Lì sotto c'è una stradina che... Oddio, ci muoio? No. Ok, meno male. Ma volevo solo vedere, io giuro. Mo sotto, là sotto che c'era? Una nave. Una nave distrutta, un relitto. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Ok, credo di essere arrivata alla grotta che abbiamo visto prima, dove c'era una luce. Ti prego, accendi la torcia. This seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Why, asked the farmers, why, asked Jacobson, why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted? Oddio, certe volte non lo capisco quando parla. Vernice. Ci sono dei... Oh, grazie. Ci sono dei simboli? Cos'è? Una sottospecie di albero? No, non credo. Non so se è un albero oppure no. Questo è quello che abbiamo visto prima nella baita. Oddio, un polipo al contrario. Cos'è questo? Non posso interagire niente di niente. Questo sembra un seme. Un seme che sta crescendo. E questo, non so, questo è un fulmine. Che cos'è? Un albero, un fulmine? Qualcosa comunque. E niente, devo uscire. Ho fatto un giro.
Avrà scoperto qualcosa per conto suo? Che io non ho scoperto, probabile. Io avevo visto una luce però qui. È ripartita la musica? Lì giù è la baita dove stavamo prima. Io direi di andare avanti. Comunque qui non si può interagire con niente e non... non so, dalla mia vista è un po' confusionale come cosa. Ecco, mi spiazza un po'. Poi casomai, non so, alla fine del gioco capirò tutto. Io vorrei seguire sempre quel faro là, giù. Non so cosa sia un... Insomma, non so come si chiamano, ecco. Chiamerò faro perché sì. I dreamt I stood in the center of the sun and the solar radiation cooked my heart from the inside. My teeth will curl and my fingernails fall off into my pockets like loose change. If I could stomach, I'd eat, but all I seem capable of is salt water. For the livestock still here, I could turn feral and gorge. I'm as emaciated as a body on a slab, opened up for a premature source of death. I've rowed to this island in a heart without a bottom. All the bacteria of my gut rising up to sing to me. Cos'è? Davvero ci sto provando in tutti i modi ad interagire con qualcosa. Diventa abbastanza rilassante questo gioco. Senza musica diventa abbastanza inquietante perché si sente soltanto il rumore del vento, questo continuo. Si sta facendo buio? Accendi la luce, per favore. Non vedo niente. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my Ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Ok. Siamo entrati in una nuova zona e credo che questo episodio finirà qui. Ci vediamo nel prossimo. E speriamo di finirlo per il prima possibile. Ditemi se vi è piaciuto sotto nei commenti e lasciate un mi piace. Ok, va bene. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!